Ciao, qui riprendi. Ciao a tutti. Abbiamo davanti un espositore della nuova collezione di Promo Junior. Promo Junior, però dopo con Marchio Cocorico. Abbiamo i Super Magic Squishy, una collezione di squishy coloratissimi. Qui ci promettono Super Slow Rising, significa che quando li strizziamo questi si devono rigonfiare molto lentamente. Esatto, è una collezione nuovissima, dovrebbe essere uscita proprio in questi giorni. Non sono blind bag, no. Quando non rischiate di trovare doppioni. Il prezzo di ogni bustina, fascicoletto più giocattolo è di 3,50€. E appunto, come diceva lui, però non ci sono doppioni, o meglio, non c'è rischio di trovare doppioni, perché noi guardiamo dalla finestrella chi c'è. Se vogliamo sapere come completare la collezione, qui abbiamo la checklist. Esattamente. 2, 4, 6, 7. Ho visto giusto? Io ne vedo 8. Perché ti ho contato le nuvolette? Sì. Non ho capito, forse adesso lo scopriremo. C'è una freccia, Claudio l'arcobaleno. Ah sì, 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 allora sono 8. Perfetto. E, apriamo. Ok, prego. Allora inizio con questo. Era un po' di tempo che non ci facevamo una recensione simile. Qui abbiamo sì. Super Surprise Magazine, Teneri Amici. Qui abbiamo un gatto, a casa ce ne sono due che mi aspettano. Allora, ciao amici, benvenuti nel mondo dei gatti. Volete scoprire tutto su questi animali felini? Seguiteci nelle prossime pagine, nei prossimi numeri. Quindi è proprio specializzato sui gatti, questo fascicoletto, mentre la serie di squishy in generale sembra essere più varia. Qui abbiamo un pochino di formazioni, quindi si impara qualcosa sui gatti. Ok, sono... beh, gli animali sono tutti preziosi, sapete. E c'è anche qualche giochino. Ok, questo è il nostro fascicoletto. Va bene. Ed ecco il nostro primo Super Magic Squishy, è chiaramente un unicorno. Sì. Abbiamo tutti i colori dell'arcobaleno qua sopra. E ora dobbiamo strizzarlo e vedere se si rigonfia lentamente. No, voglio sentire una cosa prima. Senza far entrare in scena il profumo dolce che hanno sempre. Esatto. Vediamo un pochino. Rullo dei tamburi. No, ok. Non ha un odore particolare. Dunque, lo strizzo bene. Ecco. E si rigonfia lentamente. Eccolo qua. Questo è il nostro unicorno. In realtà c'è anche il nome qua dietro. Si chiama Roy l'unicorno. Questo è il gelato si chiama cake, il muffin, non è un gelato. Avevo già sbagliato, quindi lo apriamo, lo tiriamo fuori, vediamo se il giornaletto è lo stesso. Sì, ok. Va bene. E invece lui ce l'abbiamo qua. La pittura sfumata. Là. Schiacciato il cupcake, si chiama cupcake, sì, così, sì. Lui finirà insieme ai nostri food fighters. Sì, non hanno il profumo dolce. Questo, vedete, c'è la finestrella, quindi già sappiamo chi è. Questa è la pecorella che si chiama Danny l'alpaca. Non è una pecorella, scusatemi, è un'alpaca. Ok, il fascicoletto è lo stesso che già conosciamo, ma questo è il nostro alpaca. Ed è anche lui coloratissimo, vedete, abbiamo una sfumatura che percorre tutta la superficie e poi gli occhioni a cuore, e anche lui si strizza, volendo si strizza insieme. Guardate, no? Rientrano tutti in mano, nella magari mia mano. Nella mano di un bambino, no? Ok, come vuole il tempo. Ecco Danny l'alpaca, tocca a te. Tocca a me. Questo sì che è un gelato. Quello è un gelato. E il gelato cialda. Si chiama da Rock. Rock il ciao gelato. Rock. Ciao Rock. Salutiamo Rock Wayne. Giusto? Anche se lo sentiamo, gli rompiamo le scatole, perché io sono molto meno simpatico di quello che già di quel poco che potete immaginare. Comunque sia. Ecco, è un gelato gatto. Sì, sì, c'era un gelato gatto nelle Tartarughe Ninja del 2012. Sì, è vero. Comunque, va bene, lo schiacciamo. Hanno tutti questo colore arcobaleno addosso, tutti sì. Questi striature di colore. E tendono ad avere le sfumature graduali. Allora, tocca
le nuvolette, quelle qui vedete che ci sono, sì sì sì, ha ragione il fratellone, quindi Cloud l'arcobaleno. Cloud significa nuvola. Ecco qui, arcobaleno di nuovo. Questo mi ricorda tanto oggetti di cartoneria simili degli anni 80, come aspetto. No, questo a me ricorda un video che abbiamo che inspiegabilmente ha fatto tipo 2,5 milioni di visualizzazioni. Non so cosa sia successo. Non lo so neanche io. Si è rigonfiato. Questo è il nostro arcobaleno, quindi io guardavo le nuvole, ma invece bisogna contare sull'arcobaleno, perché il suo nome è... No, è Cloudy che vuol dire nuvola, sì. Ma l'arcobaleno è l'arcobaleno. Ok. Rainbow. L'ultimo, dovrebbe essere l'ultimo, sì, ed è... cos'è? Un criceto? Criceto in una ciambella. Sembra un porcellino d'India. Questo è un corgi invece, perché c'è scritto Jack il corgi. Cos'è un corgi? Ma forse è una razza di cane? Non ho idea. Lo tiriamo fuori. Può essere, eh? Non lo so, non sono informato. E sta dentro una ciambella, Jack il corgi? Ah, tutti i corgi stanno nelle ciambelle. Però con la linguetta fuori. Tocca anche a lui. Strizziamo anche lui. Ma è un criceto che c'ha caldo. Ok, quindi non abbiamo la collezione completa. No, non è la collezione completa, ne mancano tre, due. Tre ce ne mancano. Ci manca il koala. Ok. Poi la gattina. Che è un colore stranissimo. Poi la gattina. Gem la gattina. Quindi due. Allora ce ne mancano due, non tre. Perché ne abbiamo sei davanti, non cinque. Niente. Sì. Lasciamo perdere la mia condizione mentale. Ha bevuto. Ok. Va bene. Bene. Questa è la nuova collezione di Super Magic Squishy. Il corgi è là. Abbiamo là, anche il gatto, il cupcake. Gattino che ci manca lì sotto. Li potete trovare in edicola. Ripetiamo, il prezzo di ogni bustina con fascicoletto più giocattolino è di 3,50€. Non c'è rischio di trovare doppio. Guardate la finestrella e scegliete quelli che vi mancano. Assolutamente. Noi ringraziamo tantissimo Promo Junior. Ne ringraziamo, speriamo di avere di nuovo a che fare con loro presto. Se il video vi è piaciuto potete cliccare su mi piace. Se volete iscrivervi al nostro canale è facilissimo, cliccate qui sul bollino blu di Prandia. Ci sono tantissimi video di giocattoli. Parliamo di più di 1000. Molti sì. Più di 1000 ormai. Va bene. Ciao. Ciao a tutti.